Parliamo questa sera di quelle che sono le basi scientifiche e le indicazioni pratiche per quella che è una corretta alimentazione il più possibile naturale. Parto subito con una frase, a me le frasi piacciono molto, questa poi tra l'altro rende molto bene l'idea, è una frase del WCRF, che è una delle più grosse società scientifiche che si occupa di studiare la relazione tra alimentazione, stili di vita, patologie e terapie. Il WCRF ci dice: la dieta è la variabile più potente nell'influenzare nel bene e nel male lo stato di salute. È una frase molto bella, secondo me, perché ci fa capire come la dieta sia un qualcosa sulla quale ognuno possa attivamente agire, modificarla, migliorarla. Non è un qualcosa che ereditiamo o che ci venga imposta dall'esterno. È un qualcosa sul quale ognuno può effettivamente modificare e metterci del suo. Qual è la relazione tra alimentazione e salute? Vediamo subito qualche dato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che in Italia l'86% dei decessi, il 77% della perdita di anni di vita in buona salute e il 75% delle spese sanitarie sono correlati allo stile di vita. Anche qui vi ho riportato quelli che sono i fattori di rischio maggiori e sono il fumo, obesità e sovrappeso, abuso di alcol, scarso consumo di frutta e verdura, sedentarietà, dislipidemia e ipertensione arteriosa. Sapete tutti cosa significa dislipidemia? Dislipidemia è un termine medichese che utilizziamo noi medici e che significa alterati valori di grassi nel sangue e quindi colesterolo alto, ma non solo, anche trigliceridi alti e in ultimo ipertensione arteriosa, che vuol dire pressione arteriosa alta. Anche qui, se li guardate bene, tutti questi fattori di rischio sono influenzati dal proprio stile di vita. Anche qui nessuno ci viene imposto dall'esterno, ma su ognuno attivamente possiamo operare. Sovrappeso e obesità, come si distribuiscono in Italia? Il 35% delle persone è in sovrappeso, 12% obese, il sud è maggiormente afflitto dal nord, le persone con basso titolo di studio più di quelle con alto titolo, le donne più degli uomini e i bambini più degli adulti. Andiamo a vedere cosa succede all'interno dei bambini. Il 36% è in sovrappeso, 10% obeso, 15% non fa sport, l'8% dei bimbi salta la colazione ed è un'abitudine da modificare. Si è visto che tanto più spesso si salta la colazione o non la si fa adeguatamente sia tra i bimbi ma anche tra gli adulti e tanto più nell'arco della giornata si è portati a mangiare in maniera disordinata, non ben organizzata e a mettere su peso. Ultimo dato, divertente direi, anche se abbastanza allarmante, non so se lo vedete bene perché c'è la sedia, la sposto un pochino. L'84% delle mamme non ritiene grassi i propri figli che in realtà sono già in sovrappeso. E dicevo, è un dato abbastanza allarmante perché ci fa capire come non ci sia coscienza sullo stato di salute dei propri bimbi da parte delle mamme. Qual è la relazione tra peso corporeo, attività sportiva e tumori? Molto molto stretta. Il sovrappeso aumenta il rischio di tumore dell'intestino, mammella, utero, rene, esofago. Per contro, l'attività sportiva riduce il rischio di tumore al colon, al seno, all'endometrio e alla prostata. Il 30-40% dei tumori, che ha una percentuale altissima, assolutamente degno di nota, può essere evitato con una dieta più sana. Anche qui, come vi dicevo prima, la dieta non è un qualcosa che ci venga imposto dall'esterno, ma un qualcosa sul quale ognuno attivamente deve operare. E altra cosa che vi faccio notare è che sotto ogni affermazione c'è il riferimento bibliografico, che è una cosa molto importante, questo per capire come non solo siano indicazioni che io pienamente condivido, ma sono fonti di studi di un certo rilievo. Vedete in alto WCRF, piuttosto che non anche per quanto riguarda la seconda affermazione, tutte le volte che c'è un riferimento bibliografico sotto, il peso scientifico di quell'indicazione è maggiore. Il WCRF ci dice che le raccomandazioni nutrizionali per la prevenzione dei tumori suggeriscono un'alimentazione ricca di verdura, frutta, cereali integrali e legumi, povera di carni rosse, insaccati e alcol. Ultima indicazione sotto, che secondo me è molto bella, ci fa capire come
mangiare in maniera corretta sia utile non solo per le persone che vogliono prevenire l'incidenza di determinate malattie, ma anche per chi si fosse già ammalato. Per cui se siamo già affetti da tumore, osteoporosi, colesterolo alto, diabete, mai nulla è perduto. Vale sempre comunque la pena fare qualcosa per migliorare la prognosi e quindi l'aspettativa di vita e la qualità di vita. Come? Mangiando meglio. Quali le basi scientifiche per una corretta alimentazione? Vediamoli subito. Ecco qui, sono state stilate dal VCRF e dall'AIRC, queste due grosse società scientifiche americane, delle indicazioni per quanto riguarda lo stile di vita alimentare molto importanti. Queste due associazioni fanno un lavoro gigantesco, biblico, decennale. Ogni 10 anni analizzano tutta la letteratura scientifica mondiale per andare a trarre delle conclusioni, stilare delle linee guida ufficiali da trasmettere a noi medici in maniera tale che poi noi a nostra volta possiamo trasmetterle alla popolazione. Queste linee guida ufficiali promuovono uno stile di vita per la prevenzione dei tumori e di numerose malattie cronico-degenerative che vi ho riportato qui sotto e che sono veramente tante, a partire dagli infarti, ictus, pressione alta, obesità, dislipidemie, calcolosi, diabete, osteoporosi, demenza, gotta. Sono tutte patologie che si possono non solo prevenire con un buon stile di vita alimentare, ma anche curare. E le indicazioni, ora le vedremo bene nel dettaglio, una per una, perché sono molto interessanti, coprono vari ambiti, a partire dal peso, attività sportiva, utilizzo di cibi vegetali, animali, fino all'uso di tabacco, che vedremo tra poco essere altamente sconsigliato. Partiamo bene, analizziamole una per una, perché sono interessanti e ci danno dei buoni spunti di riflessione. La prima raccomandazione riguarda il peso corporeo. L'indicazione è mantenersi magri per tutta la vita. Il sovrappeso, l'abbiamo già visto nelle diapositive precedenti, è il fattore di rischio più importante per lo sviluppo dei tumori e delle patologie cronico-degenerative. In particolare VCRF e AIRC ci dicono di stabilizzare il nostro peso tra un indice di massa corporea di 21 e 23, possibilmente il più vicino al limite inferiore. Sapete tutti che cosa significa indice di massa corporea? L'avete già visto in giro? Sapete come si calcola? Ne avete già sentito parlare? Vi ho riportato qui nella diapositiva successiva la formuletta per calcolare l'indice di massa corporea. Per cui se avete carta, penna, prendete pure nota, è semplicemente una frazione. Tutti i medici di base dovrebbero calcolarlo perché in maniera immediata sapere l'indice di massa corporea di una persona, e quindi BMI, Body Mass Index, ci consente di fare diagnosi immediata di sottopeso, normopeso, sovrappeso o obesità e quindi di dare le indicazioni corrette ai nostri pazienti. Semplicemente serve il peso espresso in chili fratto l'altezza in metri al quadrato. Qui sotto c'è un esempio veloce, in maniera tale che una persona di 60 kg fratto l'altezza in metri al quadrato ci consente di ottenere questo rapporto 20.3 che nella diapositiva successiva avete preso nota tutti? Ok? Torno su? Ok? Nella diapositiva successiva abbiamo i risultati, nel senso che in base all'indice di massa corporea possiamo fare subito diagnosi del livello, del range all'interno del quale si trova il soggetto. Normopeso se l'indice di massa corporea è compreso tra 18,5 e 24,9. Sottopeso se il valore è più basso, sovrappeso o obeso se il valore è più alto. Ricordatevi che il VCRF non solo ci dice di stabilizzare il nostro peso all'interno dell'indice corretto, ma prossimo ai valori più bassi, il che significa che meglio magri che grassi. Magri, non sottopeso, ma comunque sia magri. Abbiamo visto, il sovrappeso è un potente fattore di rischio per un sacco di patologie. Qui a fianco vi ho riportato la tabellina che normalmente si trova su riviste, giornali e via dicendo e che consente di calcolare l'indice di massa corporea senza avere a disposizione calcolatrice sotto mano, perché basta avere un righello e congiungere la colonnina della statura con quella del peso
A seconda del colore all'interno del quale cadiamo, possiamo subito sapere se siamo sottopeso, normopeso o altro. Quindi il peso è un fattore molto importante. Seconda raccomandazione, attività sportiva. Cosa ci dicono le due grosse società scientifiche? Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni. Come? Il consiglio è quello di svolgere un'attività ludico-sportiva di tipo aerobico per almeno 30 minuti al giorno. Guardate bene gli aggettivi che utilizzano, soprattutto ludico, perché l'attività sportiva deve essere divertente. Deve essere un qualcosa che piaccia, che apra la mente, che ci faccia distrarre. Iscriversi in palestra a tutti i costi, sapendo che non ci si diverte ad andare in palestra, non è utile. Ci si andrà la prima settimana, la seconda, forse la terza, ma poi facilmente si abbandona. Bisogna fare qualcosa di divertente, che può essere banalmente una camminata a passo svelto, andare in bicicletta, nuotare, pattinare, ballare, va benissimo. Piuttosto che non, quando iniziamo a essere un po' più allenati, si può arrivare tranquillamente a 60 minuti al giorno di attività sportiva. Terza raccomandazione, riguarda cibi e bevande caloriche. L'indicazione è di limitare il consumo di cibi ad alta densità energetica e di evitare le bevande zuccherate. Questo perché, soprattutto le bevande zuccherate, non ci danno la sensazione di sazietà, ci sembra semplicemente di bere qualcosa, in realtà sono tante calorie che aiutano, ahimè, ad accumulare peso. In particolare, ecco qui, le bevande dolci forniscono tante quantità di zucchero senza indurre senso di sazietà. Se possiamo scegliere tra un frutto, una spremuta o un succo di frutta, anche sì senza zucchero, ma comunque sia sempre succo di frutta, la scelta migliore è sicuramente il frutto. Il frutto, per il fatto che sia da masticare, che contenga ancora tutte le sue fibre, determina un senso di sazietà molto maggiore della spremuta, ma soprattutto del succo di frutta. Sia nella spremuta sia nel succo di frutta di fibre ce ne sono sempre meno. Addirittura nei centrifugati di fibre non ce ne sono proprio. Per cui uno beve sì, beve calorie, non se ne rende conto e continua a bere mettendo su peso. Il frutto, potendo scegliere anche come spuntino o come merenda, è molto molto meglio. Innanzitutto è più integro, non è stato elaborato, tutte le vitamine e sali minerali facilmente sono rimasti intonsi, masticandolo abbiamo un senso di sazietà maggiore e sicuramente più naturale che non le altre due opportunità. Ora, ditemi voi se sapete quanti cucchiaini di zucchero ci sono in una banalissima lattina di Coca-Cola, di Fanta o di Sprite. Ci avete mai pensati? Più della metà. Più della metà? Quantizzandoli? Ve lo dico. Quanti cucchiaini di zucchero ci sono in una lattina di bevanda dolce? 7. 7 no, 100 sono un po' tanti. 100 cucchiaini in una lattina sono un po' tantini. 7. Già 7 sono veramente tanti. Per cui se ci pensate, bevendo banalmente una lattina di Coca-Cola o di Sprite, è come bere un bicchiere d'acqua e mangiarsi di seguito 7 cucchiaini di zucchero uno dietro l'altro, che è tantissimo. Uno non se ne rende conto, in realtà invece questo è quanto. Per cui con la pizza o se c'è un'occasione particolare va bene, una volta ogni tanto anche la Coca-Cola ci può stare, molto meglio l'acqua. Se uno ha sete beve l'acqua, va sul tranquillo e poi magari ci mangia un frutto invece di bersi Coca o via dicendo. Quarta raccomandazione, cibi vegetali. Che cosa ci dicono? Basare la propria alimentazione quotidiana sulla scelta di cibi vegetali. È utile mangiare almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura non amidacea, possibilmente di 5 colori differenti, bianco, giallo, rosso, verde e blu. Questo perché più la tavola è colorata, più invoglia, più mette allegria e più sicuramente ci sono vitamine. Le vitamine sono caratterizzate da colori differenti. Antiossidanti, vitamine, sono proprio quelle che danno il colore naturale alla frutta e alla verdura. Per cui se riusciamo a mettere in tavola ortaggi o frutta di più colori, tanto di guadagnato. Verdura non amidacea. Chi è che mi fa un esempio di verdura amidacea? Patate, giusto? Per cui mi raccomando, le patate non valgono. Bisogna mangiare sì almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura, ma le patate fanno parte dei farinacei, per cui non rientrano nell'indicazione che ci danno. Altra idea interessante è preferire i prodotti che non abbiano subito importanti trattamenti industriali. Questo perché la raffinazione impoverisce di gran lunga l'alimento.
Uno dei cibi più raffinati in assoluto è il riso. Il riso brillato non è un buon alimento, è vegetale al 100%, per cui uno potrebbe dire sì, sono concorde con la raccomandazione, ma il riso brillato, quello bianco, è uno scarto di produzione. Sapete come viene ottenuto? Si parte dal cereale in chicco integrale, viene tolta tutta la parte esterna, quindi la fibra, importante per il buon funzionamento dell'organismo, e anche viene tolto al chicco il germe. Il germe che è la parte più preziosa del chicco, germe che si trova in tutti i cereali in chicco, per cui nel grano piuttosto che non nel riso, nel farro, nel kamut, nel miglio, tutti i cereali hanno il loro germe. Nel germe sono contenute vitamine, minerali, proteine, grassi di buona qualità. Il riso brillato è solamente amido, perché è stata allontanata sia la parte esterna, fibrosa, sia il germe. E la cosa buffa è che magari consumiamo sì riso brillato, riso bianco, che ci dà l'idea di essere il più puro, il più pulito, il migliore. Poi magari andiamo a comprare la crusca in polvere per regolarizzare l'intestino, oppure in farmacia, che costa tantissimo, come integratore il germe di grano, perché ci dicono che bisogna integrare con un buon alimento. Basta semplicemente comprare e consumare i cereali in chicco, per cui il farro, il kamut, il grano, il mais, il grano saraceno, tutti, ma integrali, in chicco sì e integrali. La raffinazione è un pessimo procedimento inventato dall'industria per aumentare il tempo di conservazione degli alimenti, soprattutto fondamentalmente, ma impoverisce il cibo che andiamo a consumare. Cibi raffinati sono anche il pane bianco, per cui meglio prenderlo integrale, piuttosto che non lo zucchero, bianco e di canna, sono praticamente sovrapponibili. Tutte le volte la farina 0, 0, 0, tutte le volte che riusciamo a stare sui cibi integrali, tanto di guadagnato. E infatti la fibra, che è molto molto importante, si trova solo ed esclusivamente nei cibi di origine vegetale. In quelli animali di fibra non ce n'è. E il fabbisogno consigliato nell'arco della giornata dovrebbe superare i 25 grammi quotidiani. Un italiano medio arriva a fatica ai 10-12 grammi giornalieri, che è meno della metà di quello consigliato. Basta semplicemente spostare la nostra alimentazione sui cibi vegetali, che contengono fibra, e stare su quelli integrali. Quinta raccomandazione, utilizzo di cibi animali. Notate bene la differenza tra i due verbi utilizzati dall'AIRC e WCRF. La prima indicazione è limitare il consumo di carne rossa. La seconda indicazione, tassativa, è evitare le carni conservate. Per cui non ci dicono di limitarle, ridurle. Sulle carni conservate, che sono salume, prosciutto, würstel, scatolame, ci dicono proprio di evitarle. Questo perché le carni conservate fanno male. In particolare per quanto riguarda l'utilizzo di carne rossa, il suo uso è sconsigliato, l'abbiamo capito. Per chi fosse abituato a consumarla in maniera regolare, l'indicazione è di non superare i 500 grammi cotti alla settimana, che significa 70 grammi cotti al giorno. Per sapere quello che dovrebbe essere il quantitativo di carne giornaliera da non superare, basta guardare la propria mano. Togliendo le dita, l'area ricoperta dal palmo dovrebbe essere il quantitativo giornaliero di carne da non superare. Quindi palmo per un'altezza di un dito. Quando si va fuori al ristorante oppure si compra la cotoletta piuttosto che non la fiorentina o via dicendo, altre che il palmo della propria mano, si supera abbondantemente. Invece le indicazioni sono proprio queste. Tra l'altro è stato stimato che l'italiano medio consuma sui 130 grammi cotti al giorno di carne, il doppio rispetto a quelli consigliati. Per cui effettivamente sarebbe utile darci una bella regolatina. E il consumo di carni conservate va proprio evitato. Cosa dire per quanto riguarda invece il pesce e la carne bianca? Questo perché queste indicazioni, che abbiamo visto nella diapositiva precedente, si riferiscono le indicazioni alla carne rossa. Guardiamo invece pesce e carne bianca. Per quanto riguarda l'impatto sull'incidenza dei tumori, non vi sono evidenze che il consumo di pesce o di carne bianca possano favorire l'insorgenza dei tumori. Però andando ad analizzare meglio nel dettaglio pesce e carne bianca, scopriamo che il pesce,
che comunque è carne di un animale non terrestre ma acquatico, è molto ricco di colesterolo, di grassi saturi, come tutte le carni, e soprattutto il pesce di allevamento. Per quanto riguarda il pesce pescato, è meno ricco di colesterolo, ma molto molto inquinato, soprattutto adesso, da metalli pesanti, mercurio, piombo, arsenico. Tra l'altro il pesce, e lo vedremo meglio tra qualche diapositiva, viene molto spinto per il contenuto di acidi grassi omega 3, che sono degli ottimi nutrienti, indispensabili per il buon funzionamento dell'organismo e che per fortuna non si trovano solo ed esclusivamente nel pesce. Anzi, ci sono tanti altri cibi di origine vegetale molto ben più ricchi di omega 3 rispetto al pesce, come i semi e l'olio di lino, le noci, la soia e via dicendo. Per quanto riguarda la carne bianca, anche qui ricordiamoci che è carne di animale ricca tanto quanto, se non di più, rispetto a quella rossa, di colesterolo e di grassi saturi. Per cui è vero, non è correlata con l'incidenza dei tumori, ma soprattutto quella di allevamento, per il fatto che gli animali non hanno la possibilità di scorrazzare liberi, correre, ma passano tutta la loro vita fermi, immobili, stoccati all'interno di allevamenti, accumulano grassi e soprattutto colesterolo. Per cui consumare pesce e carne bianca vuol dire sicuramente mangiare grassi saturi di origine animale e colesterolo. L'alternativa qual è? L'ultima, cereali e legumi. Cereali e legumi, soprattutto quando vengono abbinati tra di loro all'interno dello stesso piatto, ci consentono di ottenere una pietanza che non abbia nulla da invidiare a un pezzo di carne, a un pesce, a un uovo, a del formaggio, perché dal punto di vista nutrizionale gli amminoacidi dei cereali vanno a complementarsi con quelli dei legumi e ci forniscono un pattern, un assetto amminoacidico completo, con il grosso vantaggio che, essendo cibi di origine vegetale, contengono fibre, assenti nella carne bianca e nel pesce, non contengono grassi saturi e non contengono colesterolo. Il colesterolo si trova solo ed esclusivamente nei cibi di origine animale, in quelli vegetali non ce n'è. Sesta raccomandazione, utilizzo di bevande alcoliche. L'indicazione è quella di limitare il consumo di bevande alcoliche. Gli alcolici non fanno bene. A fronte di una modesta attività protettiva coronarica, è il motivo per il quale anche qui si spinge il consumo di vino, soprattutto quello rosso, ci sono svariati svantaggi, e cioè elevato potere calorico degli alcolici. Un grammo di alcol fornisce 7 kcal, ben di più che non un grammo di carboidrati o di proteine. Consumando alcol c'è un aumento netto del rischio di tumore. A cosa? Tubo gastroenterico, per cui bocca, faringe, laringe, esofago, ma anche fegato, colon, mammella e rene, e in maniera direttamente proporzionale. Tanto più si consuma alcol e tanto più il rischio aumenta. Come c'è anche rischio di epatotossicità, vuol dire che l'alcol è tossico per gli epatociti. Gli epatociti sono le cellule che vanno a costituire il fegato. E anche qui in maniera dose dipendente. Tutte le volte che beviamo un bicchiere di vino, birra, ci sono delle cellule del fegato che vanno in contramorte. Poi si spera che si rifacciano, però comunque l'effetto netto, immediato, acuto, è quello tossico. Di solito quello che consiglio ai miei pazienti è, se sono proprio affezionati al bicchiere di vino, innanzitutto meno peggio quello rosso, non meglio, meno peggio quello rosso rispetto alla birra o rispetto a quello bianco, perché almeno in quello rosso un po' pochi di antiossidanti come il resveratrolo ci sono. Resveratrolo che in realtà si trova anche nell'uva, nei mirtilli, per cui se uno deve bere per assumere il resveratrolo, tanto meglio che si mangi un grappolone di uva, per cui meno peggio quello rosso rispetto alla birra o al vino bianco. Da consumare però non tutti i giorni, per cui uno sceglie un paio di giorni alla settimana, uno o due, e sa che in quelle due occasioni si può bere il suo mezzo, un bicchiere, non di più. Settima raccomandazione, cibi salati e conservati sotto sale. L'indicazione è di limitare il consumo di sale, evitare i cibi conservati sotto sale, non consumare cereali e legumi con le muffe. A questa terza indicazione ci arriviamo, ora sembra un po' buffa, uno dice, beh certo, se vedo che sono ammuffiti non li consumo, in realtà è un po' più complessa, ora ne parliamo bene. Attenzione, mi raccomando, al consumo di sale. In tavola la saliera non andrebbe messa.
Siamo abituati a consumare il sale, come anche lo zucchero, se la materia prima, se l'ingrediente non è di buona qualità, per cui dobbiamo andare ad aggiungere qualcosa per migliorare o modificare il sapore. Chiaro che su una pasta bianca o su del riso brillato il sale ci vuole, perché non sa di nulla. Se invece lo prendessimo integrale, tutti i sali minerali e non solo il sodio e quindi il sale, ma anche zinco, rame, magnesio, sono già contenuti all'interno del chicco. Fate la prova, provate ad assaggiare 2 cucchiaiate di riso integrale senza sale rispetto a 2 cucchiaiate di riso bianco senza sale e notate la differenza. Sul riso bianco effettivamente qualcosa manca. Sul riso integrale si può tranquillamente non mettere il sale, perché i sali minerali sono presenti all'interno del germe di quel chicco e questo già ci consente di limitare l'utilizzo del sale. Dicevo, in tavola la saliera non andrebbe messa, possiamo mettere invece erbe aromatiche, rosmarino, origano, salvia, menta, piuttosto che non le spezie, peperoncino, curry, curcuma, cannella, ed è divertente. Questo perché ci consente di dare sapore al cibo, cambiarlo e non dover andare ad aggiungere per l'appunto il sale. Questo perché non dovremmo superare i 5 grammi di sale al giorno. 5 grammi di sale corrispondono a un cucchiaino da caffè. Al giorno significa non solo il sale che andremo noi ad aggiungere volontariamente in tavola con la saliera, ma anche quello che si mette nell'acqua di cottura, delle verdure, della pasta e quello già presente nei cibi. Per cui vedete bene che 5 grammi, un cucchiaino, si raggiunge velocissimamente. Attenzione ai cibi conservati sotto sale. Tipicamente ricchissimi di sale sono i salumi, tanto più sono stagionati, e il formaggio stagionato. Per cui grana, pecorino, parmigiano reggiano, maggiore la stagionatura, maggiore è il fenomeno che succede, per cui tutto quello che c'è si concentra, l'acqua diminuisce, per cui a parità di peso aumenta grandemente il sale, le proteine, il colesterolo, i grassi saturi, per cui per esempio dovendo stare sul formaggio, molto meglio stare su quello fresco, sicuramente non quello stagionato, perché tra le altre cose è ricchissimo di sale. E il sale è stato dimostrato essere associato con un aumento della pressione arteriosa. Il sale fa aumentare la ritenzione idrica, quindi aumenta il richiamo di acqua, fa venire la cellulite e fa aumentare la pressione, ma anche tumore dello stomaco. Per cui meno sale consumiamo e tanto di guadagnato è, quantomeno quello che possiamo gestire noi. Per cui non andiamo ad aggiungerlo volontariamente sulle pietanze, ma stiamo attenti ai salumi, al formaggio stagionato e anche per esempio ai legumi in scatola, perché comunque tra gli ingredienti del sale c'è sempre. Dovendo comprare i legumi in scatola, che sono meno buoni rispetto a quelli freschi o secchi messi in ammollo, state ben attenti che in etichetta ci siano solamente come ingredienti il legume, l'acqua di conservazione e il sale. Spesso invece c'è anche lo zucchero, brodo di carne, correttori di acidità, additivi e altri amenicoli vari. Invece devono esserci solo legume, acqua e sale, da sciacquare molto molto bene sotto l'acqua, in maniera tale da allontanare bene il sale e poi da consumare. Ultima indicazione, non consumare cereali e legumi con le muffe. Sono delle muffe purtroppo decisamente subdole, perché producono delle aflatossine che sono molto molto dannose. Purtroppo queste muffe e quindi i lieviti non sono visibili ad occhio nudo e le aflatossine per di più non vengono inattivate dalla cottura. Per cui uno non riesce ad accorgersi se i cibi che consuma sono contaminati o meno. Tra l'altro i cibi, gli alimenti più suscettibili di questo tipo di contaminazione sono proprio i cereali, i legumi e i semi. Queste muffe si sviluppano in ambienti caldo-umidi. Vuol dire che la cosa efficace che possiamo fare noi è conoscere la provenienza dei cereali e dei legumi in maniera tale che la provenienza sia sicura. Il che significa di non acquistare cereali e legumi, per esempio nei negozietti che adesso stanno imperversando, quantomeno a Milano, ma penso anche qua, di cinesi, pakistani e via di indiani, che per l'amor del cielo saranno dei grandi lavoratori, però non sappiamo come sono stati conservati in quel posto i cereali e i legumi, come sono stati trasportati, come sono stati raccolti. Per cui cereali, legumi, semi, soprattutto i cibi di origine vegetale, devono essere presi in negozi che diano una buona garanzia.
garanzia di salubrità e che abbiano un buono smercio. Un ambiente caldo umido che abbiamo in casa è la cucina. Anche in cucina c'è caldo e c'è umido, per cui non mai stoccare per mesi cereali e legumi. Anche qui non conserviamoli più di 1-2 mesi. Cerchiamo di smerciarli velocemente in maniera tale che eventualmente queste muffe non si formino. Ottava raccomandazione, supplementi dietetici. Se la dieta è varia, ben equilibrata e bilanciata, andare a supplementare con minerali, vitamine o cose strane non è necessario, a meno che non ci sia un'indicazione specifica particolare. Nona raccomandazione riguarda l'allattamento. Il consiglio è quello di allattare al seno per almeno 6 mesi, potendolo fare, più a 6 mesi si inizia lo svezzamento, più però se l'allattamento è posticipabile e proseguibile, tanto di guadagnato. Sarà un allattamento misto, latte della mamma con cibo dovuto allo svezzamento. E i vantaggi sono indubbi, sia per la mamma, sia per il bimbo, sia per entrambi. Decima raccomandazione, prognosi per quanto riguarda i soggetti che si sono già ammalati di tumore, ma in generale di tutte le malattie cronico-degenerative che avevamo visto all'inizio. Queste raccomandazioni che abbiamo esaminato insieme vanno benissimo sia per la prevenzione dei tumori osteoporosi, calcolosi, sovrappeso e via dicendo, ma anche per la terapia. Per cui ricordatevi, mai nulla è perduto, vale sempre la pena migliorare qualcosa riguardo al proprio stile di vita. Undicesima raccomandazione, anche qui sono tassativi e ci dicono di non fare uso di tabacco. Quindi, dall'analisi di tutti questi punti direi che risulti ben evidente come l'orientamento generale sia quello di basare il più possibile la propria alimentazione sui cibi di origine vegetale. Ora, vi ho riportato per rincuorarvi quella che è la posizione ufficiale dell'American Dietetic Association, che è un'altra grossa società scientifica americana che, con una buona cadenza, rilascia, emana delle posizioni ufficiali, dei report. La prima risale all'87, successivamente 2003 e l'ultima, la più recente, è del 2009. Società scientifica che ci dice che diete vegetariane, e quindi basate sulla scelta di cibi di origine vegetale, correttamente bilanciate, sono salutari, adeguate dal punto di vista nutrizionale e comportano benefici per la salute nella prevenzione e nel trattamento di numerose patologie. Anche qui l'ultima posizione è quella recente del 2009, però in realtà la comunità scientifica già dall'87, e ormai quindi sono passati tanti anni, dovrebbe sapere, ricordarsi bene, che essere vegetariani non è un delitto, anzi, non mettere a repentaglio la propria salute, bensì, se ben costruita, ben bilanciata, è decisamente vantaggiosa per la salute, nella prevenzione e nel trattamento di numerose patologie. Ci dice oltre l'American Dietetic Association, e cioè che diete vegane ben bilanciate e altri tipi di diete vegetariane risultano appropriate per tutti gli stadi del ciclo vitale, ivi inclusi gravidanza, allattamento, prima e seconda infanzia e adolescenza, che sono i momenti più critici, quelli ai quali bisogna stare più accorti all'interno del ciclo vitale. Sapete tutti la differenza tra alimentazione vegetariana e vegana? Qualcuno non lo sa? Qualcuno vuole un ripassino? Ottimo, facciamo un ripassino che fa sempre piacere. Sia le diete vegetariane sia le diete vegane escludono i cibi che derivino dall'uccisione degli animali. Per cui né i vegetariani né i vegani consumano carne, salumi e pesce. I vegetariani continuano a utilizzare i derivati di origine animale, che vuol dire latte, uova, burro, formaggio, panna e anche miele. I vegani invece hanno un'alimentazione al 100% vegetale. E lo sappiamo, ce lo dice l'American Dietetic Association, essere vegani è possibile addirittura durante la gravidanza, allattamento, nell'infanzia e nell'adolescenza. Queste sono tutte le altre società scientifiche che via via si stanno allineando con l'American Dietetic Association e quindi a favore di un'alimentazione il più possibile a base vegetale. Questo perché basare la propria dieta sui cibi vegetali è utile per la prevenzione e la terapia di tutte queste patologie cronico-degenerative. Dislipidemia, ormai lo sapete, significa valori alterati di grassi nel sangue, diabete mellito, ipertensione arteriosa, sovrappeso, obesità,
infarti, ictus, osteoporosi, gotta, calcolosi, demenza, malattia di Alzheimer e Parkinson e tumori. Questa riga l'ho evidenziata bene, questo perché da recenti studi si è visto che queste patologie cronico-degenerative del sistema nervoso centrale, che sono molto gravi, demenza senile, ma ormai sempre più spesso anche giovanile, Alzheimer e Parkinson, sono tanto più frequenti quanto il soggetto da giovane era un grosso consumatore di pesce. Questo perché, come vi dicevo, il pesce ormai è tra gli alimenti più inquinati in assoluto, soprattutto di metalli pesanti. Piombo, arsenico, mercurio, cadmio, sono tutti metalli tossici che si accumulano soprattutto a livello del sistema nervoso centrale e via via nel corso degli anni esitano in queste patologie. Per cui chi da giovane ha mangiato tanto pesce o continua comunque a farlo è più esposto all'incidenza di queste malattie. Per cui anche qui, ripeto, tra poco lo vedremo, attenzione perché consumare pesce non è sinonimo di vantaggio o salubrità. Ora, questi che vi proietto tra poco sono i cibi più potentemente antitumorali. Eccoli qui, questo è l'elenco, vi invito a leggerlo bene, analizzare cibo per cibo. Tra l'altro la cosa interessante è che ho riportato non solo il tipo di alimento, ma anche e soprattutto tra parentesi il principio attivo. Guardateli bene, sono tutti cibi che dovrebbero far parte della nostra alimentazione quotidiana, andrebbero consumati con una buona regolarità, per cui fatene tesoro e ricordatevi di introdurli nella vostra dieta. Ditemi cosa sicuramente all'interno di questo elenco non compare, cosa non trovate. Sono tanti, sono da far ruotare bene tutti. Cosa sicuramente non c'è all'interno di questo elenco? Giusto, ho sentito delle buone risposte, ve lo faccio vedere subito. All'interno di questo elenco, che sono tutti i cibi più potentemente antitumorali, sicuramente non compare la carne, non ci sono latte, formaggi, non ci sono le uova e non c'è neanche il tanto famoso e reclamizzato pesce. Vuol dire che i cibi più vantaggiosi, quelli più potentemente anticancer, sono tutti al 100% di origine vegetale. Vi dicevo, pesce, tanto ahimè reclamizzato per il contenuto di acidi grassi omega 3. Gli omega 3 sono dei nutrienti fondamentali per il buon funzionamento dell'organismo che bisognerebbe introdurre quotidianamente, questo perché hanno delle spiccate proprietà ipocolesterolemizzanti, significa che abbassano i valori circolanti di colesterolo, riducono i valori di insulina, sono degli antiaggreganti piastrinici, vuol dire che tengono più fluido e fanno circolare meglio il sangue, sono dei potentissimi antinfiammatori e degli antitumorali. Per fortuna non sono contenuti solo nel pesce, anzi, il pesce che ne è in assoluto più ricco è rappresentato dalle sarde. Guardate qui, ci vedete o c'è sempre la sedia che dà fastidio? Ok, guardate qui, le sarde compaiono solo in penultima posizione, contengono 4,1 grammo di omega 3 per 100 grammi di prodotto, quando invece l'olio di lino, semi di lino, noci e via via scemare ne contengono molto molto di più, addirittura l'olio di lino rispetto alle sarde ne contiene 14 volte tanto, che è veramente tantissimo. Qualcuno di voi ha mai assaggiato, qualcuno di voi utilizza l'olio di lino? Oh, bene, vedo con piacere tante persone. Com'è? Buono, buonino, terribile, immangiabile? Oh, allora, ci sono delle indicazioni precise per consumare in maniera corretta l'olio di lino, che è un ottimo alimento, dovrebbero consumarlo tutti, non solo i vegetariani e i vegani, ma forse anche e soprattutto gli onnivori. L'olio di lino va utilizzato sempre solo a crudo per condire. Questo perché sono tutte indicazioni che servono per tutelare gli omega 3. Gli omega 3 sono molto suscettibili al calore, temperatura, luce, per cui bisogna utilizzare delle accortezze precise per preservarli il più possibile intonsi. Per cui, olio di lino sempre solo a crudo per condire, magari pietanze anche tiepide, ma già nel piatto, non deve mai cuocere, primo. Secondo, una volta comperato va tenuto in frigorifero. Aperta la boccetta, va utilizzato e fatto fuori nel giro di un mese, ma soprattutto va comperato refrigerato,
per cui va comperato già in frigorifero, non da scaffale. Questo perché se uno lo acquista da scaffale, probabilmente è già stato esposto a luce, temperature alte, gli omega 3 si sono alterati, poi uno è bravo in casa a utilizzare tutte le accortezze del caso, ma se l'ha già comprato alterato, casca tutto. E tra l'altro, per fortuna, l'olio di lino è innocuo, ha un sapore delicato quando è fresco e non si è alterato. Quando diventa cattivo, vuol dire che è andato a male. Per cui il fatto che abbia un retrogusto amaro, sia rancido, è un ottimo campanello d'allarme per farci capire che è andato male e non va più utilizzato. Quindi, dette tutte queste accortezze per preservare il più possibile intonsi gli omega 3, secondo voi il pesce, una volta che viene cotto, alla griglia, alla brace, in padella, al forno, secondo voi gli omega 3 che fine se ne fanno? Bene bene che vada, se ne vanno. Male che vada, che è l'evenienza più comune, si alterano e diventano tossici. Per cui, chi vi dice di mangiare pesce perché fa bene, è ricco di omega 3, ormai non fatevi più ingabolare, non è poi così vero. E quello che vi ho raccontato non è uno sprone a consumare pesce crudo per preservare gli omega 3, ma a fare mente locale e decidere se uno mangia pesce perché proprio gli piace come gusto. Sui gusti ognuno fa le sue scelte. Se pensa di mangiare pesce perché crede che gli faccia bene, vi dico con fermezza proprio di no. Primo, perché di omega 3 non ne contiene poi così tanto. Secondo, perché una volta cotto gli omega 3 se ne sono andati. Terzo, perché ormai il pesce è uno degli alimenti più inquinato in assoluto. Il pesce di allevamento è tirato su con antibiotici, ormoni della crescita, estrogeni e via dicendo. Il pesce pescato invece è quello che accumula, soprattutto il pesce grosso, è quello che accumula mercurio, piombo e via dicendo. Per cui se dovete utilizzare omega 3, assolutamente sì, meglio stare su questi cibi di origine vegetale. E l'unico olio di lino che garantisce la catena del freddo, per cui viene prodotto a temperatura controllata, viene trasportato fino al negozio nelle celle frigorifere e viene venduto nel banco frigor, è della marca Baule Volante. È l'unico da prendere. Gli altri da scaffale, Crudigno, Sabro, Sabo, Finestra sul Cielo, non sono da prendere, perché sono da scaffale. Chi di voi ha mai provato il patè delle alici felici? Nessuno ha mai provato il patè delle alici felici? Sapete perché si chiama delle alici felici? Perché non ci sono le alici, giusto, ma sono felici che nuotano ancora nel loro mare e non cadaverino nel nostro piatto. Il patè delle alici felici, che è facilissimo da preparare, è molto vantaggioso dal punto di vista nutrizionale ed è molto buono. Lo si prepara con solo due ingredienti. Il primo è l'olio di lino, quello del quale abbiamo parlato finora. Il secondo è lievito alimentare in scaglie. Lievito alimentare in scaglie è quello che utilizzano vegetariani, vegani, al posto del formaggio grattugiato da spolverizzare sulle pietanze, che ha un sapore bello deciso e ricorda abbastanza quello del formaggio. Mescolando nella proporzione di 1 a 1 una parte di olio di lino con una parte di lievito alimentare in scaglie, si ottiene questo patè molto gradevole che si può spalmare sul pane, fette biscottate, gallette, per condire la pasta, piuttosto che nell'insalata, le verdure, da mangiare così. È molto buono. Tra l'altro ognuno può personalizzare il suo rapporto. C'è chi lo preferisce un po' più morbido e può mettere un po' più di olio di lino, chi lo preferisce un po' più solido e può mettere un po' più di lievito alimentare in scaglie, come volete. È molto buono, è deciso come sapore, tra l'altro il nome è dovuto anche al fatto che ricordi il sapore deciso degli alici. È molto simpatico perché è un patè pacifico, perché non ha previsto il sacrificio di nessun animale, è buono, vantaggioso dal punto di vista nutrizionale, sicuramente fate un bel effetto con amici, parenti, mogli e via dicendo nel proporlo. Come organizzarsi in cucina? Molto, molto semplice, questi sono i cibi sui quali bisognerebbe basare la nostra alimentazione quotidiana, non solo per quanto riguarda vegetariani o vegani, ma tutti. Cereali non esistono solamente la pasta, il riso, il farro, perché adesso va un po' di moda. Guardate quanti ce ne sono: avena, segale, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, spelta, quinoa, amaranto. Vale la pena utilizzarli tutti, a rotazione il più possibile. Lo stesso per quanto riguarda i legumi. Legumi non ci sono solo le lenticchie a Capodanno col cotechino. Le lenticchie si possono mangiare tranquillamente anche tutti i giorni.
Di lenticchie ce ne sono un sacco di varietà. Ci sono quelle verdi, quelle marroni, piccoli, grandi, giganti, quelle rosse, quelle nere del beluga. Anche qui più si varia meglio è. Di fagioli ce ne sono tantissimi. Ricordatevi che i fagioli una volta erano definiti la carne dei poveri. Questo perché vanno a sostituire egregiamente la carne, l'abbiamo detto, soprattutto se vengono abbinati ai cereali per costruire un piatto unico. Sapete come vengono definiti adesso i legumi? Non più la carne dei poveri, bensì la carne dei furbi. Perché sono i furbi che riscoprono i legumi, che sono buoni, costano niente, perché rispetto alla carne, al pesce o al salume, i legumi veramente hanno un prezzo irrisorio, sono ricchi di fibre, non contengono colesterolo, per cui vale la pena utilizzarli con una buona frequenza. Ci sono i secondi vegetali alternativi, volendo variare, tofu, seitan, tempeh. Li conoscete tutti? Li avete già assaggiati? Sapete di che cosa si tratta? Ma forse non avete mai sentito parlare, non avete mai assaggiato del lamb fu o tofu di canapa. L'avete assaggiato? Bravissimo. C'è un altro tofu in commercio che non è quello di soia tradizionale, ma quello di canapa, che si ottiene a partire dai, non dai fagioli di soia, ma dai semi di canapa. Si chiama hemp fu, hemp in inglese significa canapa. Non lo si trova facilmente nei negozi di alimentazione naturale, ma il produttore si chiama Armonia e Bontà, è un produttore della città di Crema, rifornisce benissimo tutti i GAS, i gruppi di acquisto solidale. E andando sul suo sito, perché è proprio l'unico che lo produce, c'è l'elenco dei pochi negozi che, presso i quali si può acquistare, oppure l'ordine si può fare online o telefonico. Vale assolutamente la pena assaggiarlo. Si presenta come se fosse il tofu tradizionale di soia. È un po' più colorito, un po' più grigino, ha una granulosità maggiore, ricorda un po' il sapore della ricotta, e ha un profilo nutrizionale ottimo. Per cui, se lo trovate, assaggiatelo perché è proprio buono. E Armonia e Bontà. Armonia e Bontà. E poi questi sono tutti altri semi che bisognerebbe imparare a consumare anche loro, se non quotidianamente quasi, tra cui la frutta secca. Anche qui frutta secca, uno si fa una grande scorpacciata tra Natale e Capodanno, mette su un sacco di peso perché comunque è calorica. Invece la frutta secca andrebbe utilizzata ruotandola, per cui facendo variare le varie tipologie quotidianamente. La frutta secca è un'ottima fonte di proteine, grassi di buona qualità, sali minerali e vitamine. Sì. Le noccioline, le arachidi, lei le ha messe insieme ai legumi? Sì, perché gli arachidi non fanno parte della frutta secca, ma sono dei legumi. Assolutamente sì, e non andrebbero mangiate. Non è un buon prodotto, sono ricchissime di grassi saturi, le arachidi, sono dei potentissimi allergizzanti, per cui non è un buon prodotto. Tra l'altro, nella stragrande maggioranza dei casi, le arachidi si trovano sempre tostate e salate, ancora peggio. Per cui, arachidi possiamo tranquillamente dimenticarle. Gli arachidi producono anche la crema di arachidi, o burro di arachidi, che non è quello americano della Calvé, o quantomeno quello che viene commercializzato anche in America, o quello della Calvé, proprio di burro di arachidi che contiene anche olio di girasole, zucchero e via dicendo. C'è una crema di arachidi che si trova anche da Natura Sì, non so se l'avete mai vista, che non va presa, costa niente, della Rapunzel, è un potentissimo pro-infiammatorio perché contiene grassi saturi, non è vantaggioso per la salute e lo capiamo anche dal prezzo, perché costa niente, costa sui 2 euro, 2 euro e mezzo. Invece da prendere, e si trovano da Natura Sì o nei negozi di alimentazione naturale affini, altre creme, tipo il Tahin, che è la crema di sesamo, che è buonissima, ed è un concentrato di calcio, piuttosto che non la crema di nocciole, di mandorle o di anacardi, che sono fatte come la crema di arachidi, che però di per sé, partendo da un prodotto, da una materia prima non buona, anche il risultato finale non è ottimale. La crema di nocciole, mandorle e anacardi sono fatte al 100% da nocciole, mandorle e anacardi, senza zucchero, senza latte in polvere, senza sale aggiunto. Sono proprio nocciole, mandorle e anacardi macinate come il Tahin, ottime da spalmare, anche qui pane, gallette, per condire la pasta. Non sono né dolci né salate, hanno un sapore neutro, sanno del frutto secco dal quale si parte per ottenerle. Ancora una domanda, cosa ne pensa delle nocciole di Garicocche?
Dei noccioli delle albicocche? Ma da mangiare così come tali? Sì, 3 ogni giorno. Ni, nel senso che non sono poi così vantaggiose per la salute, diciamo che non sono. Vengono spacciate come panacea per diversi mali e antitumorali. L'amigdalina, che è la vitamina B17, ma non 3. Nella ricerca diceva di arrivare anche a 20-30 semi al giorno. È un potentissimo tossico, infatti gli effetti collaterali sono di solito molto maggiori rispetto ai benefici. Direi non è quello che fa la differenza, decisamente no. È l'alimentazione nella sua globalità, lo stile di vita, l'aria che respiriamo, non sono quei 3 noccioli al giorno che ci cambiano la situazione. Questo è come dovrebbe essere composto un piatto nutrizionalmente corretto. Vedete bene che la suddivisione tra cereali, legumi e verdure è di questa proporzione. Chiaramente i legumi qui stanno a rappresentare il nostro secondo. Non ho riportato carne, pesce e salumi perché diciamo che non era inutile. Mentre i legumi rappresentano il nostro secondo. Rispetto ai cereali sono in proporzione nettamente inferiore. Quando costruiamo un piatto che vuole essere ben equilibrato e bilanciato, più della metà del piatto deve essere coperto da cereali. La verdura un quarto più tutta quella che si vuole mangiare a fianco e i legumi un po' meno di un quarto. Solo questa proporzione tra i cereali e i legumi ci consente di ottenere un piatto nutrizionalmente corretto. Abbondare nei legumi è un'arma a doppio taglio, un po' perché ci forniscono troppe proteine e, come dicevamo prima, il problema dei giorni d'oggi non è quello di andare incontro a una carenza proteica, ma quella di andare incontro a un eccesso proteico. Le proteine si trovano dappertutto, anche nelle verdure, per cui per preservare fegato e rene è bene non esagerare nelle proteine. Quindi un quantitativo simile di legumi è l'ottimale, sia per non eccedere nel quantitativo proteico, sia per tollerarli bene a livello intestinale. Di solito i miei pazienti, ai quali dico, mi raccomando, i legumi minimo 3, 4, 5 volte alla settimana, partono lanciatissimi, aprono la scatoletta di legumi, scolano, versano, una scatoletta da 240 grammi cotti, e stanno malissimo, perché se non si è abituati a tollerarli, l'intestino subito ne risente. Mentre il quantitativo corretto è minimo, potrebbero essere 3, 4, 5 cucchiai al massimo di legumi cotti per bilanciarli bene con i cereali e soprattutto tollerarli in maniera adeguata a livello intestinale. Posso chiedere una cosa? Che siamo nell'argomento. Il discorso delle proteine, è importante che questo piatto così fatto sia ogni pasto che facciamo o possiamo fare tipo, non so, dilazionato nell'arco cereali, della giornata? Non so, io mangio il latte di soia e i cereali, quindi è abbastanza completo. Sì, beh, diciamo che la colazione fa un po' a sé, anche perché di soia, nel latte di soia ce n'è pochissima, è un 8 massimo 10%, per cui è praticamente irrilevante. No, si riferisce al pranzo e alla cena. Potendo fare, se uno riuscisse a costruire sia pranzo sia cena un piatto di questo tipo, sarebbe l'optimum. Anche perché tutte le volte che si abbinano all'interno dello stesso pasto cereali e legumi, è la combinazione che dà il maggior potere saziante. Per cui uno si sente molto più sazio se ha mangiato un piatto di pasta e fagioli o di grano saraceno coi piselli, che non un piatto di pasta con le verdure e basta. Chiaro che non sempre riusciamo a costruire un piatto di questo tipo, per cui lo possiamo spalmare all'interno della giornata. Per cui fare anche, per comodità, per velocità, a pranzo solo il primo, a cena o un piatto unico oppure solamente il secondo. Vale comunque la pena variare il più possibile, non fossilizzarsi mai e fare a pranzo sempre il primo, a cena sempre il secondo o viceversa. Bisogna cambiare lo stimolo allenante per l'organismo, sia per quanto riguarda l'attività sportiva, per cui non partire e fare per tutta la vita corsa, bisogna variare, sia per quanto riguarda l'alimentazione. Non bisogna far abituare il fisico alle stesse abitudini, per cui una volta a pranzo il primo, a cena il secondo, il giorno dopo il contrario, a pranzo il secondo, a cena il primo, il giorno seguente piatto unico a pranzo e a cena il secondo, variare, più variamo e meglio è. Queste sono le alternative vegetali al 100% rispetto ai cibi classici di origine animale. Del tofu ve ne ho già parlato, all'asterischino per ricordarvi che esiste anche il tofu di canapa o empufu da provare, che è proprio buono. Invece l'altra nota riguarda il latte di soia,
col quale tutti di solito partono, anche qui entusiasti, ci rimangono malissimo sempre tutti, perché il latte di soia effettivamente non è buonissimo da bere così come tale a colazione. Poi magari a qualcuno piace, però sa abbastanza di fagiolo. Per cui il latte di soia va benissimo da utilizzare come ingrediente per preparare budini, besciamella, purè, torte, biscotti, invece del latte vaccino, latte di soia. Stessa resa, molto più digeribile, molto più leggero. Non ci si accorge proprio della differenza. Da bere così come taglia colazione, invece, è molto meglio gli altri latti, che sono più gradevoli. Di riso, di avena, di mandorla, di nocciola, di farro, di camut, di orzo, di avena, di miglio, di grano saraceno, di quinoa. Anche qui ai miei pazienti consiglio sempre di non affezionarsi mai a un solo tipo di latte, ma di variare. Perché significa che tutte le volte che si finisce un cartone di prenderne uno diverso. Vari vantaggi. Il primo, ogni latte ha un gusto suo differente, per cui cambiare è piacevole. E poi delle proprietà nutrizionali diverse. E tra l'altro quello che consiglio sempre è di prendere quel latte che in quella settimana è in offerta. Per cui da Natura Sì, per esempio, che penso che ci sia anche qua, c'è anche qui in Natura Sì, tutte le settimane ci sono dei latti in offerta, per cui se questa settimana è in offerta quello di farro, è inutile andare a prendere quello di camut e lo paghiamo di più. Prendiamo quello di farro, la settimana successiva prenderemo quello che è in offerta. Così siamo ulteriormente spronati a variare. Ora, ditemi che cosa riconoscete in queste quattro figure. Vi dico subito che questa è la mia preferita e ora ne parliamo bene. Là in alto cosa riconoscete? Una zuppa di zucca. Zucca, giusto, bravi, non sono chiarissime come immagini, però è una zuppa di zucca. Due messaggi, la zucca, della quale ora vi parlo, e il ciuffetto di prezzemolo messo sopra. Il prezzemolo è un ingrediente indispensabile che dovremmo utilizzare, direi, quotidianamente. Questo perché è ricchissimo di vitamina C. La vitamina C aumenta l'assorbimento intestinale del ferro. Vantaggioso per tutti, per i vegetariani, per i vegani, ma anche qui spesso e volentieri anche per gli onnivori. E una manciatina, un pizzico, un bel pizzico abbondante. Il prezzemolo può essere utilizzato sia surgelato, se non l'abbiamo fresco, oppure anche secco. L'importante è che non cuocia mai, perché la vitamina C in cottura se ne va e si perde. Per cui prezzemolo in quantità. Zucca, la zucca quando è di stagione utilizzatela pure perché è buona, sempre che piaccia, è saziante, non è calorica. La utilizzate con o senza buccia? Cioè, la cuocio con la buccia. E poi togliete la buccia. Errore. La zucca va consumata con la buccia. La buccia si lava bene. Io la lavo con una spugnetta che gratta abbastanza. Acqua, sapone, perché spesso c'è terra o comunque polvere. La si striglia bene. La si taglia a pezzettoni e la si cuoce con la buccia. La buccia diventa morbidissima, si scioglie, diventa un burro e si consuma la zucca con la buccia. La buccia della zucca è un'ottima fonte di fibra, per cui è un peccato andare a toglierla. Soprattutto togliendola spesso ci si rompe le mani perché è difficile da togliere. Si consuma con la buccia. Seconda immagine. In alto, a destra, cosa riconoscete? Couscous, giusto? Un couscous con le verdure. Il couscous è velocissimo da preparare, è molto, molto buono. Il messaggio è non solo il couscous di grano duro, ormai di couscous ce ne sono un sacco di tipi diversi perché si trova in commercio il couscous di mais, di riso, di farro, di camut, anche qui variamo, non fossilizziamoci sempre sullo stesso tipo, variamo il più possibile e anche qui molto meglio integrale, visto che abbiamo la possibilità di scegliere, scegliamo bene. Figura qui in basso a sinistra, cosa riconoscete? Pasta? Con i broccoli, giusto, pasta integrale, giusto, con i broccoli e giustissimo i pinoli. Allora, pasta integrale abbiamo detto molto meglio, non solo di grano duro, pasta di farro, di camut, di avena, anche qui variamo. Attenzione che dire pasta di camut o di farro non vuol dire pasta integrale, perché come il grano può essere raffinato o integrale, anche il farro o il camut possono essere raffinati o integrali. Per cui benissimo pasta di camut, ma integrale, non bianca. Questa è la prima accortezza. Ci sono dei vegetariani tra di voi? Sì. Sulla mano? Vegani. No, vegetariani. Non in che senso?
Vegetariani, vegetariani? Vegani? Bene. Onnivori? Benissimo, bene, bene, bene. Sono molto contenta quando ci sono tanti onnivori, il più possibile onnivori, così almeno abbiamo da insegnare e trasmettere qualcosa di nuovo. Se fossimo tutti vegani sarebbe troppo semplice. Quindi, eravamo sui broccoli. I broccoli, anche loro, sono ricchissimi di vitamina C. Dicevamo prima che la vitamina C in cottura se ne va, si disperde. Quindi, o broccoli crudi, non so se li avete mai assaggiati in insalata, tagliati fini, sono molto buoni, oppure giustamente per fare una pasta con i broccoli devono essere un minimo cotti, il più velocemente possibile. Per cui tagliati a cimette e scottati velocemente in poca acqua, senza sale, ma proprio velocemente, vuol dire 2-3 minuti. Anche qui valutiamo il colore del broccolo. Se è scottato e cotto poco, il broccolo rimane di un bel colore verde brillante. Se cuoce troppo, vira e diventa di un verdone pesante, scuro e non va bene. Vuol dire che abbiamo superato il tempo ottimale. Per cui o scottati velocemente in poca acqua, oppure al vapore, ma il meno possibile. La verdura deve rimanere sempre bella croccante. E valore aggiunto del piatto, i pinoli. I pinoli ci consentono di completare il piatto e averlo nutrizionalmente bilanciato. Questo perché abbiamo i carboidrati forniti dalla pasta e quindi dai cereali, abbiamo la verdura e i pinoli, che fanno parte della frutta secca, sono ricchissimi di proteine. Tutta la frutta secca è molto ricca di proteine, in particolare i pinoli tra tutta la frutta secca sono i più ricchi di proteine. Per cui se non abbiamo avuto il tempo di mettere sui legumi o preparare un secondo o non abbiamo il tofu a disposizione o comunque abbiamo voglia di un primo originale, diverso ma completo, basta aggiungere anche qui una manciatina di frutta secca. Possono essere i pinoli, ma possono essere i pistacchi, le noci, le mandorle, le nocciole, gli anacardi. L'importante della frutta secca è mai tostata, mai salata. Al limite la tostatura rende un po' più gradevole il gusto, è vero. Meglio allora tostarli noi in casa. Sappiamo per quanto li tostiamo e come li tostiamo. Comprati già tostati facilmente si sono alterati come proprietà nutrizionali. E altra cosa che dovremmo riuscire a fare è comprarla sempre la frutta secca nel guscio, per cui non già pronta nel sacchettino, soprattutto per le noci, per cui comprate bene nel guscio, sgusciate e mangiate, anche perché abbiamo detto che la frutta secca è molto calorica. Se uno ce l'ha già lì pronta, tostata, salata, sgusciata, è facile che esageri. Se invece deve impegnarsi e aprire ogni volta il guscio con lo schiaccianoci, fa anche attività sportiva e non è male. Ma è solo questo motivo per il fatto del guscio? Perché no, il guscio è certo, il guscio protegge il frutto, per cui i grassi di buona qualità non si alterano, certo. Ultima figura, che era la mia preferita, quella che gradisco di più. In basso a destra, cosa vi sembra? Il colore non è bellissimo, ma non è colpa del mio tiramisù, ma del proiettore. Va bene, comunque è un tiramisù. Tiramisù, dopo tutto quello che ci siamo detti, ovviamente è un tiramisù vegano, e qui c'è la ricetta. È un tiramisù buonissimo, ma non affannatevi a prendere nota, perché poi ve ne parlo. Vi ho portato un libro molto carino scritto da me, di ricette, tra cui c'è anche questo del tiramisù. È un tiramisù davvero buono ed è il mio cavallo di battaglia. Questo perché tutte le volte che vengo invitata a feste da amici, o ci sono parenti o amici che vengono a casa mia a mangiare, dico a tutti: non vi preoccupate, al dolce ci penso io. Così so come lo faccio, so cosa ci metto dentro, so che lo posso mangiare, so che è buono. E di solito mi presento sempre con il mio bel teglione di tiramisù, tutto bello ben fatto, tutto ben spolverizzato di cacao. Tutti lo vedono, tutti sono contenti perché il tiramisù è buono, tutti l'assaggiano, mi fanno i complimenti e di solito mi dicevano: buono, perché buono è buono, però si sente che non è il tiramisù, si sente che non c'è il mascarpone, non c'è l'uovo, è buono, ma non è il tiramisù. Quindi dopo la seconda, la terza volta ho imparato a farmi furba e ho deciso di presentarmi sempre con il mio bel teglione, tutto ben spolverizzato, bello, ma di non chiamarlo più tiramisù, bensì cremotto brisé. Quindi mi presento, stessa scena, tutti lo assaporano, tutti sono contenti, tutti mi fanno i complimenti, nessuno mi dice più: però si sente che non è il tiramisù, e non è no il tiramisù, questo è il cremotto brisé. Qualcuno di voi ha mai assaggiato il cremotto brisé? No. Immagino, perché è brevettato,
Il principio è lo stesso, gli ingredienti sono questi, per cui è comunque un ottimo dolce, buono perché le materie prime sono buone, al gusto rende, è piacevole, però nessuno fa più il parallelo, perché effettivamente non è il tiramisù. E il messaggio è, lanciatevi pure in ricette, esperimenti, assolutamente bene, cambiate il nome, perché sennò è facile che scappi il parallelo. Invece, chiamandolo Cremotto Brisé, sono tutti doppiamente contenti, perché vanno a casa dicendo ho assaggiato per la prima volta un Cremotto Brisé che diversamente non avevano mai assaggiato. Ed è un dolce, tra l'altro, a contenuto zero di colesterolo, proprio perché non c'è l'uovo, non c'è il mascarpone, non ci sono i savoiardi ed è un buon dolce. Quante uova mettete di solito a testa per fare una frittata? Chi fa la frittata? Chi fa la frittata? Qualcuno fa la frittata? Quante uova mettete? Una, due, un paio. La settimana scorsa una mia paziente mi ha detto 4 uova a testa, un po' tanto. Attenzione che un uovo apporta 180 mg di colesterolo. Le indicazioni nutrizionali ci dicono di non superare nell'arco della giornata i 300 mg. Vuol dire che già mettendo 2 uova a testa nella frittata i 300 si superano. Poi facilmente uno ci mette una spolveratina di formaggio per dare un po' più di sapore, che contiene colesterolo. 2 cubetti di prosciutto o di pancetta e il colesterolo già solo in quel pasto si impenna. Mentre, per fare una fari frittata, quante uova ci mettete? Qualcuno ha mai fatto una fari frittata? O meglio, qualcuno non ha mai fatto una fari frittata? Qualcuno sì, bene, è arrivato il momento di fare la fari frittata. Per fare una fari frittata si mettono 0 uova. Voi direte, com'è possibile? Il risultato è questo. Viene una frittatona bella, alta, soffice, buona, fatta senza uova. Cosa si utilizza? La farina di ceci. Farina di ceci, che è quella con la quale di solito si prepara la farinata o cecina, che è ligure o toscana, ma che non ha niente a che vedere con la fari frittata. La farinata è molto più bassa, fatta al forno, molto più unta. La fari frittata invece la si prepara proprio come si preparerebbe una frittata tradizionale. Si prende la farina di ceci, la si amalgama con un po' di acqua, si forma una besciamella, la si mette in frigorifero una mezz'oretta per far ulteriormente amalgamare farina e acqua, si tira fuori, la si sbatte bene con una forchetta per far inglobare aria e a quel punto la si butta nella padellina antiaderente o nella padellina antiaderente oppure volendo anche al forno. Molto meglio se ci aggiungiamo le verdure, per cui si possono mettere zucchine, pomodori, peperoni, fagiolini, le cipolle, anche con le patate, come volete. E il risultato è questo, è una bella frittatona, bella, alta, soffice, buona, che contiene fibre apportate sia dalla verdura sia dalla farina di ceci, anche qui ha contenuto zero di colesterolo, molto 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 più leggera e digeribile rispetto a una frittata tradizionale. E vi assicuro che con gli ospiti fate una scena esagerata, perché comunque è buona, si accorgono anche loro che è più leggera e quando svelate loro che non ci sono uova ci rimangono di stucco chiedendo come mai, ed effettivamente si può fare. Mi sto avviando alla conclusione con un'altra frase carina: come si fa a riconoscere un vegetariano al supermercato? Facilissimo, è l'unico che spende secoli a leggere le etichette e che è il messaggio che cerco sempre di inculcare ai miei pazienti. Attenzione al cappello che le è caduto. Mi piacerebbe tanto che tutti i miei pazienti diventassero vegetariani o ancora più vegani. Non è possibile, non tutti lo diventeranno, fa niente, l'importante è che il messaggio che passi è che tutte le volte che possiamo scegliere se cucinare una bistecca o un pesce al forno, piuttosto che non un piatto di pasta e fagioli, mai esitare, per tutti, anche per gli onnivori, molto meglio il piatto di pasta e fagioli. Più stiamo sui cibi di origine vegetale, tanto di guadagnato è. Lo dico io, ok, ma lo dicono soprattutto le grosse società scientifiche che abbiamo visto prima. Anche qui bisogna imparare a leggere bene le etichette per capire cosa ci sia all'interno del prodotto che stiamo scegliendo. È vero, di solito i vegetariani e i vegani sono molto più attenti, molto più accorti, molto più curiosi e molto più esperti rispetto a un onnivoro. Se uno entra in un negozio di alimentazione naturale tipo NaturaSì, è raro vedere qualcuno che riempie il carrello in maniera così indiscriminata. Di solito sono tutti impastati agli scaffali che leggono, guardano, analizzano gli ingredienti. Ebbene, giusto che sia così. Attenzione che
un prodotto non solo per il fatto che sia addirittura vegano, sia salutare o vantaggioso. Anche qui, lo dico sempre ai miei pazienti, la Coca-Cola, il riso bianco, le patatine fritte, lo zucchero, sono tutti vegani al 100%, ma non sono salutari. Come anche quando prendiamo un prodotto da forno vegano e vediamo che tra gli ingredienti c'è l'olio di palma o l'olio di cocco, che sono al 100% vegetali, il prodotto va preso e rimesso sullo scaffale, perché non fanno bene per la salute, né nostra né per l'ambiente, perché le piantagioni di cocco e di palma stanno deforestando un sacco di aree che dovrebbero essere adibite ad altro, oltre che non essere un buon prodotto per la nostra salute. Olio di palma e olio di cocco sono ricchissimi di grassi saturi che fanno aumentare il colesterolo, perché il colesterolo lo produciamo anche noi, è fatto da tanti piccoli mattoncini di grassi saturi, per cui possiamo anche essere vegani e non introdurre colesterolo preformato. Ma se introduciamo cibi ricchi di grassi saturi come gli arachidi o la crema di arachidi o l'olio di palma o l'olio di cocco, andiamo a fornire i mattoncini per sintetizzare poi colesterolo. Per cui guardiamo sempre bene l'etichetta. Se poi decidiamo che quel prodotto ci piace tantissimo, vogliamo toglierci lo sfizio e lo vogliamo proprio comprare, va bene, non succede niente, una volta ogni tanto ok, però almeno sappiamo che cosa stiamo comprando. E concludo con questa frase carina di Pino Caruso, attore e scrittore, che dice: la gente mangia carne perché pensa di diventare forte come un bue. In realtà si dimentica che il bue mangia erba. Se ci pensate, gli animali tanto più sono grossi, tanto più sono longevi, tanto più sono resistenti e soprattutto mansueti, che vuol dire il bue, l'elefante, la giraffa, il cavallo, la zebra, e tanto meno mangiano carne. Sono tutti animali erbivori e quindi vegani al 100%. E sono tutti animali che non soffrono né di anemia né di osteoporosi. Non si è mai visto un bue o un elefante che soffra di osteoporosi, piuttosto che non di anemia. E uno dice: caspita, è vero, ma e il calcio da dove lo prendono allora? Dai vegetali. Loro non mettono la spolveratina di formaggio grattugiato sulle pietanze. Loro prendono tutti i minerali che servono loro da ciò che mangiano, da ciò che brucano, e quindi da erba. Questo è il libro carino, del quale vi dicevo prima, sembra un po' di parte, ma è carino davvero. È un libro scritto da me, sono tutte ricette vegane al 100%, che spaziano dai primi ai secondi, agli antipasti, ai dolci, che come avrete capito sono la mia passione. Hanno un occhio di riguardo per i bimbi, ma più che altro per la scelta dei nomi da favola delle ricette, che sono tutti nomi divertenti. In realtà, dalla prima ricetta all'ultima, vanno benissimo anche per gli adulti. Per cui è un'alternativa in più che uno può avere. Anche qui non bisogna essere per forza vegetariani o vegani, ma anche l'onnivoro può provare a fare un cremotto brisé o una fare frittata. Tanto di guadagnato per tutti, per lui che prova qualcosa di nuovo e amplia le proprie conoscenze, per la sua salute, perché i cibi vegetali sono più vantaggiosi di quelli animali, per l'ambiente e per gli animali. Vi ringrazio per l'attenzione e volevo concludere con questi recapiti che sono importanti. Beh, a parte il mio riferimento email e il cellulare, se volete prendere nota della mia email e scrivermi, fatelo pure, anzi vi invito a farlo, perché vi mando molto molto volentieri il menù di Pasqua che ho preparato e che regalo a tutti i miei pazienti. Se mi scrivete lo mando anche a voi, è un menù molto carino, neanche a dirlo, è vegano anche lui, molto buono, scrivetemi che ve lo mando volentieri. E poi ci sono questi 5 siti qui sotto, che sono uno più bello dell'altro, anche qua se avete modo di scrivere prendete nota. Il primo, diciamo, è quello più medico, dove si trovano un sacco di riferimenti medici, clinici, a favore di una scelta il più possibile vegetale. Il secondo invece è un sito altrettanto bello, che è il sito che ha fornito tutte le brochurine e il materiale che potete prendere, che è più animalista, attivista, per cui si capisce bene l'impatto delle nostre scelte alimentari sugli altri esseri viventi che sono gli animali. Nel mondo non ci siamo solo noi, ma ci sono altri esseri viventi nei confronti dei quali abbiamo il dovere di tutelarli e non di sterminarli per mangiarli noi. Terzo sito molto carino della LAV, che è la Lega Antivivisezione, ed è molto bello perché è un sito interattivo. Per cui se uno va sopra e scrive: questa sera ho mangiato un piatto di pasta e fagioli invece che non una bistecca di carne,
vede subito in diretta quanti metri quadrati in meno di foresta amazzonica sono stati abbattuti, quanti chili in meno di anidride carbonica è stata prodotta e quanto colesterolo in meno si è accumulato all'interno delle proprie arterie. Penultimo sito, anche lui molto interessante, ultimo, non so se riuscite a vederlo perché è un po' infrattato sotto la scrivania, è bellissimo, l'ho scoperto da poco, è un sito americano e si chiama www.epicow.net, ci dice tutti i ristoranti vegetariani e vegani che ci sono nel mondo, da Los Angeles a Kanikati, da Trento a Honolulu, per cui dovendo andare in giro e dicendo troverò un ristorante alternativo, vegetariano, vegano, un po' più attento all'alimentazione, va su questo sito, digita la città o il posto nel quale va e trova i ristoranti che gli possono fornire un menù vegetariano, vegano, che non sia il solito piatto di pasta e pomodoro piuttosto che non la solita insalatina. A questo punto ho proprio finito. Vi ringrazio per l'attenzione. Ed esclusivamente nei cibi di origine animale. Nei vegetali non ce n'è. Neanche come si pensava una volta nei vegetali fermentati a base di soia, per cui tempè, miso, tamari non ce n'è. E neanche nelle alghe. Nei derivati animali, latte, uova, formaggio ce n'è, ma veramente molto poca. Per cui un vegetariano, un vegano, ma ancora una volta anche ancora un onnivoro attento, quantomeno una volta all'anno deve fare un dosaggio ematico con un prelievo di sangue di vitamina B12, acido folico e omocisteina. Vanno sempre valutati insieme tutti e tre i parametri. Si capisce quali sono i suoi valori, quali sono le sue scorte e se c'è necessità si prende l'integratore. Il vegetariano e il vegano devono sempre integrare, perché anche con i soli derivati animali non ce la si fa a coprire il fabbisogno giornaliero. I legumi sono, insieme ai cereali, sono la base dell'alimentazione quotidiana. Tofu, seitan, tempè, cotolette sono un di più che ci aiutano a variare per cambiare il gusto e via dicendo. Diciamo che il tofu andrebbe mangiato non più di 2 volte alla settimana, il seitan 1 o 2 volte, il tempè altrettante 2 volte. Tutto il resto dovrebbe essere coperto dai legumi. Comunque non nello stesso pasto? Non nello stesso pasto, un solo secondo, o i legumi o la cotoletta. Sì, sì. No, no, no. Come anche cucinare il seitan coi piselli. Qualcuno di voi l'ha mai fatto? È un errore, perché sono 2 secondi insieme. Come il classico toast prosciutto e formaggio è un errore, perché ci sono 2 secondi animali insieme, per cui o solo il prosciutto o solo il formaggio. Il seitan coi piselli è un errore, perché ci sono 2 secondi insieme. Ci sono i piselli, legumi, con il seitan. Per cui o solo il seitan o solo i piselli. Il seitan, per esempio, lo si può cucinare con le patate. Invece di fare lo spezzatino o lo rosto con le patate, uno può fare il seitan con le patate. Come anche un errore è, comunissimo, il tonno con i fagioli. Tonno, fagioli e cipolle. Errore. 2 secondi insieme. O i fagioli o il tonno. Meglio i fagioli. Sì? Altro? Domanda. Ah, no, c'era prima il signore. Ah. Baule volante. A Milano ormai saranno 2 anni che c'è da frigorifero. All'inizio si faceva un po' fatica, a furia di andare a chiedere esattamente quello e piuttosto non comprarlo, si sono attrezzati perché per loro è guadagno, per cui fanno di tutto per averlo. Mentre un onnivoro tranquillamente continua a mangiare come sta facendo e magari prende la pastiglia per la pressione, per il colesterolo, perché ha la glicemia alta, perché ha l'acido urico alto e soffre di gotta, lì va bene. Però se un vegano o un vegetariano deve prendere l'integratore di B12, apriti cielo. Allora, una volta non c'era bisogno di prendere l'integratore di B12, perché? Per cui i nostri avi, vecchi, non erano, sicuramente non erano carnivori, non erano onnivori, erano prevalentemente raccoglitori fruttariani. Perché una volta quello che riuscivano a procacciare non era la carne, perché non andavano a comprarla al supermercato, la carne la mangiavano quando riuscivano a rincorrere, fermare e uccidere l'animale. Per cui ai tempi l'uomo mangiava frutta che raccoglieva facilmente dagli alberi e radici, ciò che raccoglieva. E lì la B12 non gli serviva,
Perché la B12 viene sintetizzata da lieviti, alghe, delle alghe particolari, però non quelle che si trovano in commercio, e batteri. Tutti i vegetali, frutta e verdura sono ricoperti da uno strato di batteri che producono vitamina B12. Per cui se noi consumassimo frutta e verdura senza lavarla, anche noi non avremmo carenza di B12, perché la B12 non ce la fornisce quel frutto o quella verdura, ma quella coltre di batteri che riveste l'ortaggio. Chiaro che adesso non possiamo più permetterci di prendere e consumare così, un po' perché inquinamento, pesticidi, anticrittogamici e tutto quanto. Anche i cibi biologici comunque soffrono delle piogge acide e via dicendo, per cui bisogna per forza sciacquare molto bene sotto l'acqua gli ortaggi che consumiamo. Per allontanare gli inquinanti, ahimè, si allontana anche la vitamina B12. Per cui se potessimo tornare a una vita bucolica di anni fa, potremmo non prendere la B12. Adesso è il male minore, direi. La carenza o comunque un'attenzione nei confronti della vitamina D è un qualcosa di emergente, per fortuna, e abbastanza recente. Questo perché io faccio sempre fare a tutti i miei pazienti, anche agli onnivori, il dosaggio della vitamina D ematica e trovo in autunno e in inverno delle carenze spaventose, ma anche per gli onnivori. Questo perché la fonte maggiore di vitamina D è l'esposizione della cute ai raggi solari. Per cui bisognerebbe riuscire a esporsi un'ora e mezza tutti i giorni al sole. In autunno e in inverno non ce la si fa, ovviamente, perché non c'è il sole e poi per problemi lavorativi, per cui trovare una carenza di vitamina D è una cosa molto molto usuale. Quando cala la vitamina D aumenta il paratormone in maniera contestuale. Il paratormone alto, che è un ormone, va a rosicchiare e a smangiare via l'osso. Per cui vitamina D bassa e paratormone alto vuol dire osteoporosi. Ed è una situazione da correggere. Non a priori, bisogna fare il dosaggio, di solito è bene farlo preventivamente in autunno, settembre, ottobre, per sapere con quali scorte uno affronta l'autunno e l'inverno. Piuttosto che non, se uno non l'ha ancora fatto, lo fa adesso, subito, e se trovasse una carenza, da ricordarsi sempre e comunque, tutte le volte che si può esporre al sole, tanto di guadagnato. Se ci fosse una carenza, però, è da correggere. Io ai miei pazienti non do mai le classiche gocce di base o di idrogil che sono A, di origine animale, B, di sintesi chimica e farmaceutica. Ai miei pazienti, se hanno bisogno, consiglio l'unico integratore vegano, l'unico che c'è e quindi al 100% di naturale, di vitamina D, che si chiama Viridian. V di Vicenza, Ri di Rimini, Dian, Viridian, vitamina D2. È l'unico integratore vegetale al 100% di vitamina D che c'è. Lo si trova su internet ed è fatto solo ed esclusivamente da erba alfa-alfa. Per cui niente di chimico, niente di farmaceutico, niente di animale. La vitamina D3 che si trova in commercio è di origine animale. Si ottiene a partire dalla lanolina, che è un componente della lana, delle pecore e via dicendo. Il dolcificante migliore è il malto, è quello meno elaborato. Il dolcificante non serve, nel senso che se uno riuscisse ad abituarsi a bere così come tali, tè, infuse, tisane, tanto di guadagnato. Adesso c'è di recente sul mercato la stevia, che può essere una buona alternativa. Non ha potere calorico, è molto dolce, è naturale, si ottiene a partire da una piantina brasiliana, può essere un'alternativa. È comunque un prodotto elaborato, perché anche qui la polverina viene estratta. Il fatto di scegliere biologico per definizione dovrebbe tutelarci, in quanto il biologico, per essere definito tale, non deve contenere ingredienti o cibi OGM. Per cui scegliendo neanche un minimo percentuale. Per cui scegliendo un biologico garantito non dovrebbero essere OGM. Anche qui la cosa curiosa, noi giustamente siamo ben attenti a non scegliere cibi OGM, il 99% dei mangimi con i quali vengono alimentati gli animali d'allevamento, il 99% è OGM. Per cui gli animali da allevamento tradizionale, non biologico, vengono tirati su con mangimi, non con erba, pur essendo i buoi fatti per brucare erba, ma vengono alimentati con soia, mais, colza, per il 99% OGM. Per cui gli onnivori si mangiano OGM,
non loro direttamente, ma indirettamente attraverso la catena alimentare. E, altra cosa curiosa, gli onnivori anche loro prendono la B12, non lo sanno, ma la prendono attraverso i mangimi, perché una volta le mucche potevano brucare l'erba e la B12 la prendevano dall'erba contaminata che brucavano. Adesso mangiando soia, mais e colza, di B12 non ce n'è, per cui questi mangimi vengono spruzzati, supplementati di B12. Quindi anche l'onnivoro si prende la sua B12, senza saperlo, indirettamente. Tutto torna. Andando sul sito Agire Ora, che è il secondo, c'è proprio tutta una serie di libri belli, uno più belli degli altri, uno più illuminanti degli altri. Ce n'è uno bellissimo, che io non ho letto e penso che non leggerò mai, però mi hanno detto tante persone che dopo averlo letto hanno veramente deciso di abbandonare la carne, che è Se niente importa. Che non ho assolutamente intenzione di leggere perché so che è bello duro. Quello so che è un bel libro. Va bene. Grazie per l'attenzione.